Benvenuti amici di smartworld.it, siamo alla presentazione Lenovo con il nuovo Lenovo Yoga 920 in una versione molto particolare. Le vedete qua, ce ne sono in realtà due, sono le versioni scura e chiara, per così dire. Gli amanti di Star Wars avranno senz'altro capito di che cosa sto parlando. È appunto un'edizione particolare che ha il retro completamente in vetro e, come vedete, è molto molto bello, devo dire. Effettivamente fa tanta scena. È un po' strano secondo me trovare una cosa del genere su un portatile che stringi è dedicato al mondo business, cioè non è un portatile per ragazzini, se mi passate il termine. Abbiamo schermi fino a risoluzione 4K, che tra l'altro vedete anche con che bordi tutto sommato piuttosto sottili attorno al display ha realizzato Lenovo. Abbiamo ovviamente, come in tutte le serie convertibili del produttore, la celebre ormai cerniera, che secondo me è veramente una delle più belle tra i tantissimi ormai convertibili ruotanti a 360 gradi che ci sono. È uno yoga insomma come tanti di quelli che abbiamo imparato a conoscere. Lenovo ha esaltato, devo dire, varie particolarità di questo convertibile durante la presentazione, molte in realtà legate proprio a Windows stesso. Abbiamo qua il lettore di impronte digitali per uno sblocco velocissimo, abbiamo la tastiera yoga, alla quale penso ormai tutti siate un po' abituati, con i tasti lievemente bombati nella parte inferiore. Insomma, è un nuovo portatile che non tradisce il DNA di questa famiglia e che in questa edizione Star Wars vuole ammiccare a quei professionisti che però siano anche dei fan della saga. Ripeto, una soluzione magari un pochino particolare. Non ci sono ovviamente solo queste edizioni qua con il retro in vetro, sotto invece è tutto metallico, e le colorazioni diciamo Star Wars, ma ci sono anche le versioni normali, all metal, se così le possiamo chiamare. Il dispositivo senz'altro interessante, da valutare come tutti i portatili ovviamente nel corso del tempo. Sono curioso tra l'altro di vedere quale versione in particolare sia questa qui. Vediamo se vado nella schermata di About. Abbiamo quella con 8 GB di RAM e processore i7-8550, quindi core di ottava generazione, quindi siamo ovviamente una macchina recente appunto e molto potente, come dicevo prima, destinata ad un'utenza tutto sommato professionale e non certo giovanile, se così vogliamo, fermo restando che, se ve lo potete permettere, è senz'altro un portatile che non mancherà di attirare lo sguardo dei vostri amici. Per questa rapida anteprima è tutto, un saluto da Nicola Ligas per smartworld.it.